si dice Master of Puppets. Ma c'è anche la Tamara, anche dalla Russia ci seguono. E già, guarda lì, eccola lì. Ciao. Ciao Tamara, scrivi tu Mario. Siamo in diretta, eh? Perfetto. Allora, ciao a tutti e buon pomeriggio. Oggi una sessione speciale in cui insieme uniamo le forze, Dental MedTV e Impla Medical uniscono le forze. E siamo lieti di avere come, non come ospite, perché oramai facciamo parte della squadra reciproca l'uno con l'altro, il dottor Mario Semenza. E l'argomento, prima di introdurlo, due parole sull'argomento. Oggi vedete come ci siamo messi anche eleganti nella copertina per parlare di un aspetto, di due aspetti molto molto importanti nella nostra pratica, che devono diventare sempre più importanti, ovvero sia l'utilizzo degli impianti corti e la relativa protesizzazione. Argomento molto discusso, molto dibattuto, da un certo punto di vista poco conosciuto, perché cercheremo di, vedrete, di rispondere ad alcune domande cliniche fondamentali per poi iniziare a fare un discorso più tecnico, più pratico, più chirurgico, più clinico, diciamo, sul loro posizionamento. E sono molto contento che insieme a Mario stiamo facendo questa esperienza, stiamo facendo questo percorso col quale ho iniziato circa un anno e mezzo fa, facendo delle giornate presso l'Impla Medical di parodontologia, giornate che intensificheremo sempre di più. E con Mario stiamo preparando anche un discorso completo, non complesso, ma completo, molto didattico, molto clinico, sull'impianto protesi. E adesso il Covid, ahimè, ci ha fermato, ma nulla è fermo, nel senso che noi stiamo lavorando forse più di prima, queste cose qui, ed è solamente rimandato. Quindi è un onore per me presentare come presentavano Rocky Balboa. Allora, io ho sentito che Di Mario lo definiscono, allora, il tornio umano, lo definiscono il Marione nazionale. E quello che posso dire è che è una persona stupenda dal punto di vista dell'anima, dal punto di vista del cuore, dal punto di vista dell'amore che dà non solo al lavoro, ma anche ai partecipanti ai suoi corsi, oltre che ai pazienti. E poi dopo è un esempio perché tutti parlano quando io dico no, ma io faccio i corsi con Mario Semenza, tutti mi dicono no, ma caspita, ma vogliamo venire a farli anche noi, vogliamo venire a partecipare, però certo, come prepara lui? Allora, io di protesi non sono tanto bravo, nel senso che non sono... Faccio il parodontologo, vorrei sempre di più fare il parodontologo e l'implantologo. Quello che posso dire è che Mario ha sviluppato un metodo, una capacità che certo è legata a una mano, ma veramente soprattutto legata alla volontà e al coraggio di applicarsi, di applicarsi, di applicarsi. Molto capace, quindi ha un valore didattico molto importante perché ciò che riesce a trasmettere durante i suoi corsi è proprio qualcosa che uno poi dopo porta a casa e impara, impara a ragionare, impara a preparare i denti, che poi preparare i denti sembra un discorso riduttivo, ma è la base per poi dopo avere un ancoraggio, una stabilità protesica nel tempo. Quindi, beh, che dire, mi fa piacere appunto di condividere con il tornio umano questa piccola presentazione ed è un onore averti insieme a me, Mario. Adesso ti presento io. Allora, Michele intanto è una persona di una educazione e di un'eleganza incredibile. E quello che mi piace di Michele è che, nonostante sia un professionista con una cultura importante e una manualità chirurgica veramente sopraffina, è
un professionista a cui tu puoi chiedere tutto. Tu puoi dirgli come devo piegare il fazzoletto, piuttosto come devo lavare un bicchiere, e lui ti risponde con precisione e soprattutto non ti fa mai sentire inadeguato. E questo è fondamentale, perché chi insegna non deve essere bravo per lui, deve essere bravo per chi va a imparare, perché altrimenti uno se ne sta a casa. Quindi quello che mi è sempre piaciuto di Michele è che non solo ha questa manualità chirurgica superfina, è un parodontologo squisito e ha questa capacità di adattamento che raramente trovi. Cioè, Michi è un parodontologo da combattimento, cioè uno che non va a linee guida, ma usa le linee guida per risolvere un problema adattandosi alla situazione contingente. Cioè, è uno che ha un neurone estremamente funzionante legato a una lama da bisturi. Uno solo, però. Beh, tutti gli uomini hanno il famoso neurone solitario, cioè noi siamo quelli del dopo. La prima volta che mi ha parlato degli impianti corti io ero scettico, cioè ero una persona che pensava che più lungo fosse l'impianto, meglio ero un po' come Berlusconi, no? Più lungo era l'impianto, meglio era. In realtà, dopo che l'ho conosciuto e dopo che abbiamo cominciato a trattare questo argomento, ho dovuto ricredermi e ho dovuto ricredermi con dispiacere. E quella è la cosa che mi piace di più. Quando tu sei convinto di una cosa, sei fortemente convinto di aver ragione e devi ricrederti e ti dispiace, è perché ti è stato aperto un mondo nuovo. Quindi quella degli impianti corti è una grandissima possibilità terapeutica, che adesso Michi vi spiegherà perché funzionano e come funzionano, ed è un qualcosa, un'arma estremamente efficace per l'odontoiatra, soprattutto in questi tempi, dove le cose devono essere fatte in modo preciso ma semplici. Cioè non è sempre, la qualità protesica non è legata alla difficoltà, ma è uno standard qualitativo elevato che deve portare un risultato ottimale in modo semplice. Vai Michi. Allora, entrando nel dettaglio, intanto vabbè, grazie Mario, mi piace il fatto del parodontologo da combattimento. Comunque è vero, una cosa... Ti ringrazio della presentazione ed una cosa che effettivamente perché ho imparato io anche da quello che è stato anche un po' il nostro, diciamo, capostipite della scuola torinese, possiamo dire, cioè il dottor Corrente, che quando uno deve, e poi da chi lo ha seguito, che quando uno deve insegnare o vuole o ha il piacere, attenzione, al piacere di insegnare, al piacere di condividere le cose, allora a quel punto non fai più la didattica per te, ma effettivamente mentre la fai per gli altri, alla fine impari anche tu. E quindi, e questo è una cosa che ci accomuna, perché anche tu sei fatto così. Allora, senza troppe smancerie, perché sennò poi dopo facciamo la figura di quelli che dicono sei bravo tu, sei bravo io, via, via. Siamo noiosi. Allora, entrando a bomba sul discorso degli impianti corti, effettivamente, eccoci qua, scusate, rappresentano un'arma potentissima per quanto riguarda l'odontoiatria e l'implantologia in generale. Il problema qual è? E mi fa piacere sentire le parole di Mario, perché se io l'ho colpito, e l'ho colpito anche, diciamo, con dolore, non è che lo volessi fare apposta, ma il fatto che abbia provato un senso diverso vuol dire che il concetto o i concetti che oggi cercheremo in base di spiegarvi sono veramente fondamentali. Allora, l'impianto corto. Intanto al giorno d'oggi si continua tuttora, quando si parla di impianti corti, a dividersi tra miti, leggende, quasi fosse un fantasy il discorso degli impianti corti. Invece, in realtà, parlare di impianti corti, da un certo punto di vista, è la più alta summa
dell'implantologia, perché mette insieme riflessioni, studi, capacità, diciamo, artistico-manuale del singolo professionista, e poi dopo ognuno di noi ci mette quel suo, come Alberto Tomba ci metteva il suo modo di scendere. Io sono molto legato a Alberto Tomba, era il mio idolo da giovane, e lui scendeva, aggrediva la pista in un modo che solo lui è riuscito a farlo in questi anni. Allora, per spiegarvi bene gli impianti corti e per cercare di aprirvi la mente con delle nuove idee o con dei, quantomeno con delle domande che questa notte vi facciano dormire, io non voglio che non dormiate per queste stupidaggini, ma che vi facciano riflettere un pochettino, come dice Mario, in epoca di coronavirus, ma in generale laddove vogliamo dare dei trattamenti ai nostri pazienti che abbiano il giusto costo, che siano veloci, che siano soprattutto safety, cioè senza troppe problematiche, cercheremo di rispondere ad alcune domande cliniche di base. E io vi chiedo, se avete qualche dubbio, qualche quesito da porci, chiedetelo in diretta, perché ovviamente, se pertinente, risponderemo subito, perché il bello è condividere con voi queste informazioni. Allora, la prima domanda è: gli impianti corti funzionano? Il rapporto corona-impianto, che tanto ci preoccupa, è simile alle regole del rapporto corona-dente? Ed infine, intorno a un impianto corto, come viene distribuito il carico occlusale? È ovvio, prima di rispondere a queste domande, che parlando di implanto-protesi, ciò che fa l'implantologo, o meglio, ciò che fa il parodontologo, perché poi sarebbe meglio... Sarebbe meglio che gli impianti li mettesse il parodontologo, quindi questa figura dell'implantologo è un po' una figura a sé, ma comunque al di là di ciò, ciò che io faccio deve essere per forza correlato, esaltato e ratificato da quello che poi fa Mario. Per cui il progetto che noi abbiamo messo insieme è un progetto, è un unicum, laddove c'è l'aspetto chirurgico che per forza di cose, e oggi possiamo dirlo, ma non possiamo, io vi terrei anche 8 ore, io sono uno che parla tanto, quindi non c'è nessun problema, ma deve essere poi sviluppato con determinate caratteristiche molto particolari che sull'impianto corto non perdonano, o meglio, perdonano meno che sull'impianto lungo da un punto di vista protesico. Quindi sempre di più l'implanto protesi è molto, molto, molto stretta, soprattutto nell'impianto corto. Allora, prima domanda, ma gli impianti corti funzionano? Beh, se qualcuno ha voglia di guardare la percentuale, la letteratura con le percentuali di successo, con le percentuali di sopravvivenza, è ovvio che le percentuali di successo, di sopravvivenza degli impianti corti vanno paragonate con le percentuali di successo di impianti più lunghi o di sopravvivenza di impianti lunghi posti in condizioni di siti aumentati o di siti ricostruiti, che quindi sono sottoposti a tutta una serie di complicanze che possono essere appunto legate alla tecnica chirurgica di aumento dei volumi ossei. Ed è per questo che, se vogliamo adottare la via di importanti ricostruzioni, importanti rigenerazioni, ahimè, dobbiamo essere pronti anche al bacio mortale, non nel senso dei nostri pazienti, ma quantomeno della nostra pratica clinica, anche di complicanze, di complicazioni intra e post-operatorie alle quali possiamo andare incontro. Allora, senza tediarvi troppo sulla letteratura, io vi do soltanto i due riferimenti più aggiornati. Per quanto riguarda il mascellare superiore, recentemente il gruppo di Testori, che nasceva come, tant'è che aveva scritto anche un libro sul rialzo del seno mascellare, e lui soprattutto per via laterale lo effettuava, laddove il professor Testori stesso, facendo questo studio clinico randomizzato fatto a Milano, ha sostenuto e ha scritto come gli impianti corti rappresentano per il mascellare superiore un trattamento mini-invasivo, molto più veloce nei tempi per i nostri pazienti e sicuramente con una riduzione delle complicanze intra e post-operatorie.
E per quanto riguarda invece la mandibola, anche in questo caso qui, l'utilizzo degli impianti corti sembra essere o è descritto come un trattamento decisamente affidabile e decisamente scevro o comunque con ridotte complicanze per i nostri pazienti. Quindi, sdoganato il concetto che gli impianti corti funzionano e la letteratura ce lo avvalora come tecnica chirurgica meno invasiva, e meno invasiva vuol dire anche, leggetelo tra le righe, alla portata veramente di tutti noi e veramente anche di tutti i nostri pazienti, perché comportano comunque già di base una riduzione dei costi che deriva da una mancata procedura di rigenerazione. Ma la domanda successiva è, partendo dal punto di vista dentale, il rapporto corona-impianto, parliamo di corona clinica rispetto all'impianto, è simile alle regole del rapporto corona-dente? È ovvio che si tratta di due strutture anatomicamente e istologicamente differenti, il che significa che anche strutturalmente sono differenti, perché nel dente noi abbiamo il cemento radicolare, la dentina, il cemento radicolare, il legamento parodontale e poi dopo l'osso e le fibre, l'attacco connettivale sovracrestale. Nell'impianto invece abbiamo un contatto diretto tra osso e impianto, e quindi il rapporto corona-impianto è simile mentalmente e poi anche fisicamente al rapporto corona-dente? Assolutamente no. Per cui dobbiamo entrare in un'altra ottica, nell'ottica della osteointegrazione. Tant'è che se andiamo a vedere i rapporti normali, diciamo medi, standard, tra la radice e la corona negli elementi mascellari va da 1,8 a 2,2 e in mandibola più o meno siamo sugli stessi valori. Cioè la natura ha fatto sì che il dente, con il suo legamento parodontale, avesse un rapporto dove la radice poteva arrivare a essere due volte, quindi il doppio, o anche due volte e mezza, quella che era la struttura della corona anatomica. Nel paziente parodontale, dove poi si perde supporto osseo, i rapporti cambiano, ma i denti possono essere benissimo tenuti. E come possono essere tenuti? Facendo quello che fa Mario. Quindi adottando delle strategie, adottando delle tecniche che permettano di legarli, di splintarli in maniera corretta, in maniera mini-invasiva, perché lui fa delle preparazioni anche lui veramente mini-invasivi, ma assolutamente stabili nel tempo. Per quanto riguarda invece il rapporto corona-impianto, vedete che arriviamo a essere l'esatto contrario, perché prima, attenzione, nei denti parliamo di rapporto radice corona, la radice è 2, la corona è 1. Negli impianti, invece, parlando di rapporto corona-impianto, la corona, questo ce lo dice la letteratura con questa revisione sistematica, può anche arrivare a essere il doppio della lunghezza dell'impianto. E per corona non si intende in questo caso la corona anatomica, la corona clinica, pardon, ma si intende la porzione che comprende l'abutment e la corona protesica partendo dalla piattaforma implantare. E questi sono alcuni esempi che abbiamo fatto noi, laddove nell'impianto centrale, vedete che questo è un impianto con esagono esterno, un SIRA, dove la lunghezza è di 4 mm. Ovvio che è unito agli altri, ma guardate la dimensione, la posizione ossea. Da una parte invece abbiamo un endopor di lunghezza 7 mm e dall'altra parte un endopor di lunghezza 5 mm. Laddove, se si va a vedere appunto il rapporto corona-impianto, vedete che la corona è decisamente più importante rispetto alla lunghezza dell'impianto. Ma ripeto, siamo di fronte a una struttura anatomica che si chiama osteointegrazione, che quindi è una connessione rigida. E anche nei casi, andando a prendere tutta una serie di casi datati, perché chi mi segue, chi mi legge, sa che io qualche articolo sugli impianti corti l'ho scritto con il gruppo di Torino, con il gruppo
della SICOR con il dottor Roberto Abundo, il dottor Giuseppe Corrente che aveva aperto questa struttura. Adesso abbiamo inserito dentro anche Mario, perché il protesista ci voleva ed era fondamentale per implementare ancora di più il nostro discorso. Allora, questi impianti posti in maniera trasmucosa, impianti da 7 mm, andando poi a vedere quello che è il rimodellamento, che noi chiamiamo rimaneggiamento, ma definiamolo rimodellamento osseo, vedete che passa il tempo e a distanza di 15 anni di follow-up è assolutamente costante. Allora, non è questo il momento, ma anche andare a rivedere con concetti, con ottica moderna, il discorso di Albrechtson sul riassorbimento osseo, dove ogni anno, secondo lui, c'era lo 0,1. Andando avanti così, avremmo perso tutti gli impianti. Invece le cose, grazie a Dio, la scienza va avanti, gli studi vanno avanti e quindi cambiano. Per cui anche gli impianti corti, vedete come si comportano benissimo come rimodellamento osseo. Questo è il caso che ho pubblicato 3 anni fa su una tecnica modificata di rialzo di seno, laddove ho posizionato, per via crestale, laddove ho posizionato 2 impianti lunghi 7 mm e anche in questo caso 7 anni di follow-up, nonostante questi impianti siano stati protesizzati con 2 corone singole, ma 2 corone singole per un motivo ben preciso, perché quello che è più importante di tutto è poi anche il mantenimento del paziente delle nostre strutture implantoprotesiche. Michi, lì, prego. Però devi dirgli, questo secondo me è importante, perché poi oggi non si potrà dire tutto, ma magari poi qualcuno vuole provare e quindi è importante. Cioè, se domani cominciano a usare gli short, devi dirgli che come la tecnica di inserzione implantare sia veramente importante. Nel senso che io non ne ho fatti tanti come Michele e quindi ho un'esperienza che è decisamente inferiore. Io uso i Sira Short che mi hanno dato dei risultati incredibili, ma è fondamentale ad esempio la calibratura del foro. Cioè, vorrei che di questo parlassi tu, perché se qualcuno poi vuole provarli non è giusto che abbia degli insuccessi che magari pensa siano legati al fatto che l'impianto sia corto e invece sono legati alla tecnica chirurgica. Assolutamente, però dopo questo lo riaggancio al discorso dello stress da carico protesico. E a dimostrazione che gli impianti corti vanno bene, nel senso che un impianto di ridotte dimensioni può assolutamente, da un punto di vista meccanico, sostenere le nostre protesi, sono proprio i casi legati agli insuccessi. In questo caso qui, impianti messi 9 anni fa, vedete come il posizionamento degli impianti aveva tenuto sì conto dell'osso, ma aveva dimenticato tutta quella che poi, ne vedremo successivamente, è la gestione dei tessuti molli intorno agli impianti. Nel caso, questi impianti qui non hanno tessuto cheratinizzato, non hanno tessuto cheratinizzato di un determinato spessore, ma sono posti vicino o in corrispondenza di una mucosa non cheratinizzata mobile. E il risultato, pardon, vedete, ecco, li facevo più recenti, dopo 14 anni di follow-up, questo è il risultato. Cioè l'impianto è andato incontro a una perimplantite, ma questi impianti sono ancora in bocca al paziente. E questa immagine io penso che per voi debba essere eclatante, perché parlando di implantologia in siti maturi, ovviamente, quindi non impianti post-estrattivi immediati, ma l'impianto di ridotte dimensioni può assolutamente tenere e resistere a qualunque tipo di forza occlusale che venga espressa, anche di ridottissime dimensioni. Un altro caso, questo è un vecchio endopor che posizionammo 15 anni fa, era l'elemento distale di un ponte, passano gli anni, l'impianto va incontro a una perimplantite e questo caso l'abbiamo fatto qualche anno fa e vedete come abbiamo volutamente cercato di
mantenerlo con un trattamento, se vogliamo, in extremis, ma il concetto che vi voglio far arrivare è questo, che tolto il ponte, questo impianto non è venuto via. Questo impianto era super stabile e nonostante avesse avuto una perdita ossea a 270 gradi. Per cui l'implantologia è veramente un mondo diverso dall'aspetto parodontale della tenuta dei denti, laddove, ripeto, anche i denti con un supporto parodontale ridotto, se adeguatamente splintati tra di loro, sono dei denti che possono essere mantenuti e che devono essere mantenuti. E queste due immagini, le ultime due di insuccesso che abbiamo avuto, perché poi dagli insuccessi si impara tanto, si impara tutto, anzi, dimostrano proprio come alla fine della stabilità delle nostre protesi un impianto di ridotte dimensioni è più che sufficiente. Per cui possiamo uscire dal mito che più è lungo, meglio è. Cioè, quello può essere per altre questioni, ma nel caso dell'implantologia, più è corto, più è facile, permettetemi di dire, anche se poi dopo Mario giustamente fa alcuni chiarimenti che faremo successivamente, ma più è facile, e se per caso dovessimo mai avere una complicanza, tra virgolette, è anche più facile rimuoverlo. E il buco che ne rimarrà, cioè il sito implantare, sarà talmente piccolo che guarirà in un amen se adeguatamente curettato, adeguatamente pulito. Se invece andiamo a fare una grossa ricostruzione, posizioniamo un impianto e poi andiamo incontro a un fallimento, è probabile che il paziente ti dirà: dottore, non lo facciamo più. E allora in quel caso che cosa fai? Vai a mettere un impianto corto. Allora forse era meglio metterlo bene fin dall'inizio. Quello che diceva Mario va assolutamente a sposarsi con questa domanda, cioè: ma intorno a un impianto come viene distribuito il carico occlusale? E diversi lavori sono stati fatti con gli elementi finiti. E andando a guardare un po' cosa dice la letteratura nella maniera più aggiornata, una cosa, un dato protesico è fondamentale. E lì è per questo che è molto importante avere un concetto protesico ben chiaro, cioè che le forze che vengono applicate sui nostri impianti possono essere forze di due tipi, delle forze verticali e delle forze trasversali. Per cui il disegno occlusale, che nel caso Mario chiederà all'odontotecnico, e poi i controlli che farà lui con il paziente alla poltrona riguardo la massima intercuspidazione, i movimenti di lateralità, devono essere molto ben bilanciati o molto ben controllati, perché le forze verticali non creano nessun problema. Quelle che possono creare maggiori problemi sono le forze trasversali. Ma se entriamo ancora un pochettino più in questo mare, che qualche anno fa sembrava torbido, ma poi dopo fortunatamente, visto che si è fatto limpido, nonostante io sia a Torino da circa 3 mesi e Mario sia a Sant'Angelo Lodigiano da altrettanto, quindi il mare non l'abbiamo visto, però abbiamo cercato di fare un pochettino di chiarezza. E andando a trovare questo studio, il quale ha comparato in maniera molto intelligente, con uno studio agli elementi finiti, 3 lunghezze implantari, impianti da 8 mm, impianti da 10 mm e impianti da 13 mm. E hanno simulato un posizionamento in due diversi tipi di osso e sono andate a vedere, a indagare dove era la maggior concentrazione delle forze, ovvero sia dove quindi il carico occlusale veniva distribuito maggiormente. La zona rossa è la zona di maggior scarico, di maggior tensione dal punto di vista delle forze, la zona invece verde, poi dopo quella blu, è la zona di minor tensione. Allora, sull'impianto di 8 mm vedete come la parte più importante, di fatto, da un punto di vista dello scarico delle forze, quindi quella che, se vogliamo, lavora di più, è la parte crestale, la parte cioè più vicina all'osso corticale, che idealmente ricopre il nostro sito osseo, mentre man mano che ci si approfondisce assolutamente diventa più esiguo il carico che viene espresso. Impianto da 10 mm, la fotografia è simile. Impianto da 13 mm,
cosa cambia allungando l'impianto da un punto di vista della distribuzione del carico occlusale, laddove vedete che le zone, diciamo, ad alto rischio, quindi le zone rosse, sono sempre le stesse. Quindi da un punto di vista della distribuzione del carico occlusale, il che significa da una distribuzione, dal punto di vista del lavoro, della tenuta che fa l'impianto, la zona di maggior stress è sempre quella coronale, sia che l'impianto sia lungo, 13 mm, sia che l'impianto sia corto, 8 mm. Per cui questo avvalora il fatto che allungare l'impianto non è che serva più di tanto, assolutamente, se non correre dei rischi di creare delle complicanze, di creare delle lesioni in mandibola nel caso di nervi o quant'altro, e di essere forse un pochettino più stressati. E facendo un pochettino di pasticceria, Mario dice di Cambogia, noi qua diciamo di pasticceria perché a Torino abbiamo i cioccolatini, facendo un pochettino di pasticceria, anch'io ho provato a miscelare diversi tipi di impianti per vedere come funzionassero, per vedere come l'osso intorno ad essi funzionasse, come funzionasse il sistema. In questo caso qui ho unito degli impianti da 6 mm ad impianti premium di diametro 3,3 più lunghi. E dopo averli posizionati, dopo 4 anni di follow-up, questa è la radiografia, ovvero sia il rimodellamento osseo si è verificato su tutte e due, ma il mantenimento della corticale ossea, quindi della parete ossea, è assolutamente uguale. Fotografia della protesi, qua vi chiedo scusa perché non avevo fatto la foto senza chiudere la zona, diciamo, di ingaggio della vite, protesi che corone che non sono magari belle come quelle che fa Mario, ma da un punto di vista funzionale assolutamente sono valide. Altro caso, in questo caso qui ho deciso di unire tutte le tipologie di impianto adatte per quel sito lì, ovviamente, perché non facciamo mai sperimentazione sui nostri pazienti, ma utilizziamo un raziocinio, e ho posizionato un impianto diametro 3,3 nel sito più mesiale, lungo 10 mm, un impianto TG sommerso del lungo 6 mm e un impianto SIRA 5x5. In questo caso qui vedete come si partiva all'inizio con un declive dei tessuti mucosi e di conseguenza anche un declive dei tessuti ossei. Ripeto, oggi non possiamo dilungarci o entrare perché sennò vi terremo fino a mezzanotte. Io lo farei molto volentieri, il problema è che non vi vorremmo tediare. Ma l'utilizzo degli impianti come mezzo anche per ricostruire i tessuti molli, che sono fondamentali, fondamentali per la protezione dell'osteointegrazione, va pianificata bene prima e va mirata. In questo caso qui l'impianto TG io l'ho tenuto trasmucoso per un motivo, scusate, sommerso per un motivo ben preciso, perché avevo bisogno poi con un approccio parodontale di verticalizzare i miei tessuti molli. E se avete in mente il declive che c'era precedentemente, vedete come a guarigione avvenuta il nostro profilo mucoso è assolutamente orizzontale. Gli impianti vengono poi riaperti, anche in questo caso con una tecnica mini-invasiva, neanche un punto di sutura, ho utilizzato soltanto la colla di fibrina per rimarginare la sutura, e dopo 6 anni di follow-up, la radiografia è un po' distorta, chiedo scusa, il paziente non riusciva a chiudere bene, vedete come dopo 6 anni di follow-up i profili mucosi sono orizzontali, gli impianti sono stabili da un punto di vista osseo, ma cosa importante, e questo bisognerà veramente parlarne tanto, anche con Mario avremo modo di parlarne tanto, abbiamo dato delle protesi, delle corone al paziente che sono delle corone detergibili, perché poi dopo il funzionamento degli impianti, il loro mantenimento in bocca,
deriva da una cosa, che è la manutenzione da parte del paziente, cioè l'opera di detersione che lui riesce a fare e che il nostro igienista fa, deve fare, ed è per quello anche che grosso lavoro, e bisognerà parlare anche tanto con gli igienisti, perché loro sono poi le prime sentinelle di allarme nel caso di eventuali complicanze. Vedete come dopo 6 anni di follow-up, partendo da un declive mucoso e osseo, siamo riusciti a raddrizzare la situazione, a mantenerla stabile e soprattutto a mantenerla pulita da parte del nostro paziente. E quindi è logico che capire e saper scegliere, perché tutti noi ci siamo innamorati, a volte l'odontoiatria va a seconda delle mode, ma al di là della moda o a seconda del primo innamoramento, noi dobbiamo vedere negli occhi di queste belle ragazze e dobbiamo quindi anche carpirne l'anima. E allo stesso modo noi abbiamo diversi tipi di impianti, ma dobbiamo riuscire a carpirne l'utilizzo giusto, l'utilizzo mirato che noi dobbiamo fare, a seconda del sito, a seconda del paziente, a seconda dell'approccio ricostruttivo che noi vogliamo avere. E tutto questo ovviamente deve andare di pari passo, o meglio, deve essere preceduto da una corretta valutazione degli spessori dei tessuti molli, duri, e ovviamente un'esecuzione della tecnica, un'esecuzione corretta della tecnica chirurgica, perché altrimenti qualche elemento, qualche ingranaggio di questo meccanismo può andare incontro a una problematica. Per quanto riguarda quello che diceva Mario, cioè il fatto che l'impianto deve entrare nel sito osseo ma senza avere troppo torque, questo è un discorso molto importante, perché, ripeto, perdere un millimetro intorno a un impianto lungo 13 comunque sia non va bene, perché comunque sia può essere un preludio a un discorso poi di perimplantite. Ma perdere un millimetro intorno a un impianto lungo 4 o lungo 5, capite che è ben diverso. Ed è per quello che il sito osseo va preparato, e va preparato in maniera tale che non ci sia troppa tensione proprio sulla parete ossea corticale, che è quella poi meno vascolarizzata e che quindi può andare incontro a una sua, diciamo, rimodellamento, rimaneggiamento da un punto di vista della mancanza vascolare. Però anche lì il sito osseo va... Prego. Devi dire che devono provare con attenzione il... verificatore. Esatto, quello lì è fondamentale, perché se no rischiano di avere troppo torque e rischiano di avere un'ischemia e un problema osseo. Spiegami che il tuo lavoro e sei più bravo di me. Assolutamente, quello va preparato bene, anche perché il torque, in questi giorni di lockdown in cui uno va a leggere e studiare, il torque certo è importante, ma è importante averlo in determinati livelli, cioè non è che ottenere il massimo torque possibile sia sempre un aspetto positivo. Laddove, e questo è un valore aggiunto fondamentale della protesi, la letteratura ci dimostra anche che anche impianti con un torque non adeguato, cioè inferiore ai 30 newton centimetri, se splintati con una protesi fatta bene, molto rigida, permettono di essere caricati immediatamente e di non andare incontro a perdita. Comunque, questo è un discorso nel discorso. E dicevo, il rimodellamento osseo, e da alcuni anni la letteratura ci attesta come è fondamentale avere, oltre che i tessuti duri, anche avere adeguati spessori di tessuti molli. Ed è fondamentale avere una componente sovraossea intorno agli impianti di mucosa dello spessore di almeno 2 mm. Ma questo perché? Perché intanto qualunque noxa patogena che potrebbe arrivare intorno al nostro impianto, cioè sia i batteri, sia uno sfregamento importante, un frizionamento, un traumatismo meccanico da parte del nostro paziente, è in grado di scatenare un meccanismo infiammatorio che ha una dimensione sempre
di 1.2-1.5 mm. Di conseguenza un tessuto, e in questo caso un tessuto sovracrestale, la cui base è un tessuto connettivale, che è stabile, che è più, che è maggiore di questa dimensione, permetterà di avere che cosa? Una protezione di ciò che sta sotto, cioè dell'osso intorno all'impianto, rispetto ai batteri che possono entrare. E questo è importante per il mantenimento osseo. E vedete dove, un caso che abbiamo fatto noi qualche anno fa, vedete come gli impianti posizionati solo guardando l'osso, nel corso degli anni, e ne abbiamo come tutti, noi abbiamo, non sono scheletri nell'armadio, perché noi li tiriamo fuori in maniera onesta, ma sono degli spunti di riflessione per dirti ecco dove abbiamo sbagliato. Queste sono alcune immagini del lavoro clinico pubblicato dal gruppo del dottor Linkevicius 4 anni fa, e noi abbiamo portato a casa questi aspetti, queste conoscenze, e ho utilizzato e ho capito che si adattano a qualunque tipo di impianto. Nel caso ad esempio di questa SL Dentula, la dimensione del tessuto molle è di circa 2 mm, quindi siamo al pelo. Posiziono l'impianto come va posizionato correttamente e prontamente vado a inspessire la zona vestibolare, ma dove? Non a livello osseo, perché non interessa più di tanto inspessire l'osso, ma vado a inspessirmi nella zona sovraossea, quindi nella zona del tessuti molli sovracrestali, utilizzando queste matrici che funzionano benissimo, che sono insomma delle matrici, si chiamano Volumax, che sul lato interno, sulla porzione prospiciente all'osso, vanno incontro a ossificazione, ma nella porzione invece esterna permettono di avere un ottimo inspessimento dei tessuti e quindi si diventano veramente tessuto connettivo. Questa è la fotografia appena finito l'intervento, ovviamente impianto trasmucoso, perché? Perché con un approccio ricoronalizzante in quel modo lì vado a aumentare e a ricoprire i tessuti molli aumentati con la matrice. Ai punti sutura già vediamo quanto questo tessuto è inspessito. Andiamo poi, togliamo i punti, lasciamo guarire ulteriormente e sia in visione occlusale sia in visione laterale siamo riusciti anche a dare una orizzontalità ai profili, perché soprattutto nei settori posteriori, laddove non si va tante volte a ricostruire il tessuto molle prima o contestualmente al posizionamento dell'impianto, ci troviamo, dimmi se sbaglio Mario, ad avere, soprattutto se l'odontotecnico o il protesista chiede delle corone a forma di molare, ci troviamo ad avere dei sottosquadri pazzeschi a livello cervicale, dove peraltro il tessuto cheratinizzato è ridotto e il paziente pulirà malissimo, perché ogni cibo che andrà a ingerire andrà sempre a infilarsi lì. Quindi il disegno protesico deve essere la continuazione e deve sposarsi perfettamente nei settori posteriori, ma anche nei settori anteriori, con quello che è il disegno dei tessuti molli. E quindi sempre di più bisogna lavorare insieme, l'implantologo e il protesista, o meglio il parodontologo e il protesista. E a distanza di 8 mesi l'osso, vedete che partendo da un tessuto molle di 2 mm, quindi dimenticandoci un pochettino il concetto dell'osso, ma guardando l'osso come un qualche cosa di vivo, e lo è, tant'è che si parlava di ossificazione anche secondaria nel tempo, vedete come l'osso è assolutamente stabile e facendo questo gioco di sovrapposizione di immagini come siamo riusciti a cambiare la porzione anatomica e a proteggere, a dare un bello spessore intorno al collare del nostro impianto. Un altro sito, in questo caso qui, la concavità, la perdita è non solo verticale ma anche importante a livello orizzontale da parte dei tessuti molli, ovviamente in parte anche da parte dei tessuti duri. Ma noi posizionando il nostro impianto corto, eventualmente anche con un diametro appropriato, riusciamo ovviamente a posizionarlo anche in scarsi volumi ossei e andando ad aumentare con una tecnica mini invasiva, andando a
aumentare minimasiva nel senso della gestione dei lembi, andando ad aumentare lo spessore del nostro tessuto molle a livello crestale, vedete come riusciamo a cambiare la forma del nostro sito e a dare quindi quel volume di cui si parlava prima, cioè quel volume di tessuto connettivo intorno alla parte sovracrestale dell'impianto che mi manterrà, che andrà ad attaccarsi, tra virgolette, perché poi andrà a essere comunque ben stretto intorno alla porzione trasmucosa della corona che posizionerà Mario, quindi dell'abutment della corona, e ci darà la stabilità nel tempo dei nostri impianti. Vedete come, andando a sovrapporre, siamo riusciti a ricostruire un dente che abbia anche un'anatomia corretta a livello dell'emergenza anche nei settori posteriori, e come siamo riusciti a dare una orizzontalità, oltre che una verticalità, ai nostri tessuti molli. E domanda, prima di passare a Mario, domandona, ma li posso usare anche a carico immediato gli impianti corti? Una risposta ve l'ho già data, e cioè sì, certo, ma la cosa fondamentale non è l'impianto in sé, perché poi anche impianti messi, quante volte abbiamo messo degli impianti che spinnavano e semplicemente abbiamo deciso di coprirli con i tessuti molli, e quando poi li abbiamo aperti quegli impianti erano integrati? Ma perché l'osso è un tessuto vivo, è un tessuto che guarisce, è un tessuto che funziona se lo sappiamo mantenere bene. Allora, li possiamo usare a carico immediato? Sì, ma in quel caso lì sempre di più è importante come Mario prende le impronte, la precisione, vabbè, lui è ovvio che è uno super precisissimo, però come chi verrà dopo di me riesce a cogliere, a dare un'impronta super precisa, una passivazione pari a zero e una struttura molto rigida, protesica, che ci veramente faccia da blocco unico con i nostri impianti. E vedete come ho trovato questo articolo sempre di più, che questo qua di maggio del 2020, quindi uscito adesso, dove si ulteriormente si dimostra come gli impianti corti vanno benissimo anche per il carico immediato e possono essere una valida alternativa alle ricostruzioni ossee verticali. Questo discorso l'avevo presentato nel 2016 insieme ai nostri amici americani, l'abbiamo presentato al congresso dello International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry di Boston, e a me non piace mai parlare tanto di me o di noi, ma abbiamo vinto il terzo premio come ricerca clinica, in cui avevamo paragonato, e questo è stato oggetto di pubblicazione che è stata accettata e quindi verrà pubblicata quest'anno sulla rivista di Nevins, dove abbiamo comparato la stabilità a lungo termine, e per lungo termine intendo 8 anni, di 2 unità protesiche in cui venivano caricati 2 impianti immediatamente e 2 impianti caricati con carico tradizionale. Abbiamo posizionato 69 impianti, follow up 8 anni, non 6 mesi, e vedete come la percentuale di sopravvivenza cumulativa era negli impianti mandibolari il 100% e negli impianti mascellari l'86%. Cosa più importante, che mi dà molto piacere, è che negli impianti a carico immediato la percentuale di sopravvivenza era del 92%, mentre nel carico dilazionato era del 90%. Quindi da un punto di vista statistico possiamo dire che quasi funzionano meglio gli impianti corti caricati immediatamente rispetto agli impianti corti caricati tradizionali. Abbiamo perso 6 impianti e, guarda caso, 4 a carico tradizionale e 2 solamente impianti a carico immediato, pur essendo un lavoro 50-50, quindi stessi numeri caricati tradizionalmente. Quindi io spero, purtroppo, senza tediarvi più di tanto, adesso passo, prima di passare la parola a Mario, spero in un certo senso che questa discussione che facciamo con Mario vi apra gli occhi, vi aiuti un pochettino a guardare le cose in maniera diversa, più semplice, meno invasiva, ma ovviamente
in maniera che deve essere ben calibrata, deve essere studiata bene nella gestione dei tessuti duri e dei tessuti molli. Alcune radiografie finali, ma che attestano, queste della pubblicazione, che attestano appunto la stabilità, sono soltanto alcuni esempi. E questo per dirvi che gli impianti che ci vengono offerti e le direzioni che spesso ci vengono offerte sono molto numerose. Ma ciò che noi dobbiamo fare è saper scegliere la strada giusta che noi siamo in grado di percorrere e, se vogliamo provare a percorrerla, trovare anche dei buoni amici. Adesso qui manca la scritta Sant'Angelo Lodigiano, ma prossima volta che andiamo su questa spiaggia la mettiamo. Comunque trovare soprattutto dei buoni amici, come io ho trovato in Mario, con i quali poter discutere, poter ragionare e poter ragionare insieme a voi. Questa è la cosa, secondo me, più bella che noi possiamo darvi. E passo la parola quindi a Mario. Se avete dubbi, domande, oggi o nei prossimi giorni, tanto sapete dove contattarci, e presto vedrete i nostri programmi di lavoro comune da un punto di vista della didattica sull'implantologia. Devo uscire io. Stop share. Prego. Michi, arrivo. Share screen. Ok. Ok. Allora, abbiamo visto qualcosa sulla tecnica degli impianti corti, adesso io volevo mostrarvi qualcosina su quello che è il mondo delle impronte. Perché purtroppo dopo la tecnica chirurgica ci andiamo a scontrare con quella che è la tecnica protesica e anche l'odontotecnica, perché poi noi dobbiamo andare a trasferire in laboratorio quelle che sono le informazioni anatomiche, perché sicuramente l'utilizzo delle tecniche adesive e delle ricostruzioni minimamente invasive è altamente indicato, e dove è possibile usare i restauri minimamente invasivi e i restauri adesivi è sicuramente estremamente vantaggioso sia per l'operatore che per il paziente. Ma ci sono delle situazioni in cui i casi sono più complessi, in cui i trattamenti necessitano di essere gestiti in una maniera diversa, e quindi noi abbiamo bisogno di una metodica per poter trasferire le informazioni anatomiche dal cavo orale dei nostri pazienti al laboratorio, in modo da ottenere poi un manufatto protesico che abbia una valenza funzionale, una valenza estetica, che sia in grado di garantire un'eccellente funzione occlusale. E quindi abbiamo bisogno di una metodica di trasferimento dei dati anatomici che sia la più precisa possibile, la più ripetibile possibile, e permetta ai nostri tecnici, se ben addestrati, se ben istruiti e se hanno conoscenza del loro lavoro, che è un problema estremamente sentito in quest'ultimo periodo, quindi un odontotecnico di qualità è in grado di fornirci un manufatto protesico che abbia un'eccellente garanzia di durata nel tempo. Quindi diciamo che quando il caso si fa duro, i duri cominciano a giocare. Quando cominciamo ad avere dei problemi complessi, dei problemi in cui dobbiamo gestire le strutture parodontali, l'endodonzia, le ricostruzioni, in questi casi poi dobbiamo ricorrere ad un trattamento di tipo protesico, e quindi abbiamo bisogno di trasferire i dati anatomici, quindi abbiamo bisogno di fare correttamente tutto il pretrattamento. Abbiamo bisogno di eseguire delle preparazioni che siano rispettose dei principi biomeccanici e tecnologici, ma poi dobbiamo rilevare un'impronta di precisione che sia in grado di trasmettere al tecnico tutte le informazioni anatomiche necessarie per poter sviluppare in maniera efficiente ed efficace le procedure cliniche, le procedure di laboratorio, che poi si trasferiscono all'interno del cavo orale e diventano successo o insuccesso di tipo clinico. Perché quindi dobbiamo rilevare delle impronte? Perché in casi in cui dobbiamo eseguire trattamenti multipli o trattamenti complessi, avere una fotocopia delle strutture anatomiche è sicuramente vantaggioso. Ci permette di lavorare più rapidamente, più semplicemente,
con un maggior controllo della precisione, un maggior controllo dei profili di emergenza, un maggior controllo dell'occlusione, perché poi in laboratorio noi possiamo usare degli articolatori, quindi degli strumenti estremamente raffinati per ottenere sia una funzione corretta che una, diciamo, estetica corretta. E quindi un'impronta ci serve per poter trattare dei casi estesi. Ci serve anche un'impronta quando andremo ad utilizzare dei materiali che in bocca non possiamo usare. Per esempio, se usiamo l'oro fuso, non possiamo fondere del metallo in bocca a questo sciagurato paziente, perché lo ustineremmo a morte. Quindi abbiamo bisogno di rilevare i dati anatomici, e la rilevazione del dato anatomico deve essere assolutamente impeccabile. Cioè non c'è l'impronta a 99, perché 99 non fa 100. E quando tu morirai, Dio ti giudicherà per le impronte che hai fatto. Due cose: hai messo la diga, perché se non metti la diga Dio ti castiga, e in secondo luogo per le impronte che tu hai dato. E questo servirà anche come stimolo al vostro tecnico, perché se tu gli fornisci un modello su cui non ci siano storie su dove deve andare a chiudere i margini, o non ci siano storie su come debbano essere riprodotte le strutture morfologiche, sicuramente il vostro tecnico sarà spinto a lavorare in maniera estremamente precisa. Da un lato ti odieranno, perché tu sei quello che rompe sempre le scatole e che soffia sul collo agli odontotecnici, ma dall'altro lato penso che sia anche un piacere misurarsi con se stesso, perché poi ci sono dei piloti che dicono che non vincono le gare perché non hanno mai la macchina. Poi quando hanno la macchina non vincono le gare lo stesso, perché non sono capaci di andare forte. Quindi quando hai un modello che è una macchina di precisione, a quel punto sta solo a te dimostrare quanto sei abile nello sviluppo delle fasi di laboratorio. Che cosa dobbiamo vedere in un'impronta? Perché è una cosa importante da capire che una bella impronta non è sempre un'impronta precisa. Un'impronta precisa invece è sempre una bella impronta. Quindi quando noi guardiamo l'impronta non dobbiamo guardarla perché è colorata, perché è fluorescente, ma perché deve avere determinate caratteristiche. Uno, se abbiamo eseguito una preparazione con linea di finitura, dobbiamo vedere la linea di finitura. Quindi, come diceva il buon professor Martignoni, dobbiamo vedere i margini e una porzione di tessuto dentale sano non preparato applicarla alla linea di finitura. Questo se abbiamo eseguito una preparazione con linea. Se abbiamo eseguito una preparazione senza linea, non vedremo un margine, ma dovremo avere sempre una visione nitida del solco con uno spessore di materiale a livello cervicale che sia garanzia di fedeltà, accuratezza dimensionale e accuratezza di riproduzione del dettaglio. Se abbiamo eseguito delle strutture ritentive secondarie, coulisse, box, PIN, dobbiamo avere la riproduzione di queste strutture, quindi deve essere tutto molto preciso. Dovremo avere un'intima compenetrazione dei materiali. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi usiamo un materiale, solitamente un materiale light e un materiale heavy, e che sono come il latte col caffè. Se tu sei in grado di vedere nella tua tazzina il latte e il caffè, tu puoi avere un ottimo caffè latte, ma è stato lavorato oltre il tempo di lavoro. Cosa vuol dire? Vuol dire che un'impronta di qualità non deve permetterti di vedere dove finisce il light e dove inizia l'ivi. Cioè le due fasi si devono disperdere in maniera assolutamente evanescente, e questo è garanzia del fatto che tu hai utilizzato il materiale all'interno del tempo di lavoro. Cioè il light non stava iniziando ad indurire quando tu hai inserito il portimpronto. Se invece tu vedi una zona di transizione netta tra IVI e light, tu hai lavorato il materiale oltre il tempo di lavoro. Quindi l'impronta è bella, ma non è un'impronta precisa, perché potresti avere delle distorsioni legate al fatto che il materiale light stava cominciando ad indurire, quindi aveva già assunto delle caratteristiche di tipo elastico, e tu puoi averlo stressato quando hai inserito il portimpronte. Quindi questa evanescenza
vedete, vi permette di avere una riproduzione del dettaglio che con i materiali, con i moderni materiali elastomerici, va decisamente al di là di quanto ci serve. Cioè è quasi una cosa che ti dà una certa quota di libidine. Vedete come il materiale è preciso, tutti i dettagli sono definiti, tutte le strutture morfologiche sono perfettamente riprodotte e quindi il nostro tecnico ci darà un manufatto che abbia una buona estetica, una buona funzione, ma soprattutto una buona precisione. Dobbiamo vedere i margini, abbiamo detto, e i margini sono i margini di tutti i denti che abbiamo preparato. Quindi dobbiamo preparare per fare in modo di vedere i margini, perché preparazione e impronta fanno parte di, una, di uno stesso risultato. Quindi noi facciamo una preparazione sulla base di quello che dovremo eseguire e di quello che dovremo rilevare con l'impronta. Io dico sempre che la preparazione è chi sei tu, cioè più hai allenamento, più hai addestramento, più impronte hai fatto, più puoi permetterti di invadere il solco. Quindi in base alla tua capacità decidi quanto invadere il solco e non pensiamo che una preparazione a finire sia più semplice da eseguire di una preparazione con linea, cioè è un mito da sfatare. La linea di finitura non è semplificativa della procedura di preparazione. Cioè tu devi avere le stesse capacità che tu prepari una linea, che sia che tu prepari senza linea. Anzi, vi dirò che preparare senza linea spesso è più difficile, cioè devi stare più attento perché tu vai a cielo coperto, non vedi, e quindi è molto più facile creare dei danni. Fai una procedura di retrazione corretta e ottieni la leggibilità di tutti i margini che tu hai eseguito. Quindi se hai 6 corone, hai 6 corone perfette, se ne hai 10, hai 10 corone perfette, se ne hai 25, hai 25 corone perfette. E in quest'ambito gioca un ruolo di fondamentale importanza la procedura clinica, cioè più il caso è difficile, più tu devi avere delle capacità che ti permettano di, e più che le capacità è la gestione. La gestione operatoria che è fondamentale, quindi controllo del campo operatorio e controllo del materiale per avere poi un risultato che sia un risultato di qualità, quindi buona estetica e buona integrazione dei vostri manufatti. Non devi avere dei bolli, delle bolle o dei vuoti e intanto devi sempre capire quando hai una bolla, perché hai fatto una bolla. Cioè non è che tu ti svegli la mattina e dici ah ho fatto la bolla, ma la bolla era dentro il materiale, l'hai fatta tu. Cioè perché ti è venuta la bolla? Quindi quando tu fai una preparazione verifichi correttamente la qualità della preparazione, controlli la precisione dei margini e poi fai un'impronta. E diciamo che una bolla come quella che vediamo all'interno di un istmo, una bolla così piccola, ti toglie la libidine, perché il problema nostro non è lavorare, è lavorare con gusto che è diverso, cioè ti toglie il gusto di aver fatto una cosa, ma non, clinicamente sarebbe del tutto irrilevante, cioè sarebbe quasi un delitto rifare l'impronta per questa bollicina, anche se ti toglie la libidine. Ma se hai un difetto come questo, allora non è più un problema di libidine, è un problema che è vero che si vede il bordo, ma hai un difetto che potrebbe comportare l'esecuzione di una fusione che poi non ha un buon adattamento. E se tu chiedi a un odontotecnico di farla lo stesso, come spesso succede, ma sì, falla lo stesso, e poi le cose non vanno bene, giustamente l'odontotecnico ti odia perché la deve rifare. Quindi è tuo preciso dovere rifare l'impronta e quando l'impronta è assolutamente impeccabile, la si manda in laboratorio. Quindi si crea quel mix di rispetto tra protesista, quindi tra odontoiatra e odontotecnico, che è di fondamentale importanza, fermo restando che, come dico sempre, la protesi è fatta al 10% del dentista, al 40% dalla tua assistente e al 50% dal tuo odontotecnico, perché se tu non hai una brava assistente non hai controllo del campo operatorio e se tu non hai un bravo odontotecnico puoi essere il miglior dentista del mondo, ma le tue protesi saranno delle protesi mediocri. Una cosa che ti chiedono sempre è che materiale usi, come se il materiale facesse l'impronta. In realtà l'impronta inizia prima
del momento in cui noi mettiamo il porta impronta in bocca a un paziente. Cioè il paziente quando viene a fare la prima visita, tu fai la diagnosi e gli stai già facendo l'impronta. Fai i modelli di studio e saprai se il paziente sarà un paziente gestibile, quanto è complicato gestirlo, fermo restando che l'impronta la si fa a tutti. Cioè ogni tanto mi mandano in studio, mi dicono, ah dottore, la faccia lei, questo paziente non riusciamo a fargli l'impronta perché ha dei problemi, vomita anche quello che ha mangiato nella la prima comunione. Ma la fai, cioè il paziente capisce, è come il cavallo, capisce chi gli sta in groppa. E se tu hai, come dire, competenza e anche una certa risolutezza, l'impronta riesce a farla sempre. Quello che è importante è valutare il grado di difficoltà e adottare la strategia clinica necessaria per risolvere quel caso. Quindi vi dicevo, l'impronta la fai quando fai il pretrattamento, la definisci quando posizioni la linea di finitura, perché in base alle tue capacità, in base a quanti denti hai preparato, in base alle tue capacità manuali, sai se puoi invadere più o meno il solco. A questo punto fai una procedura di retrazione gengivale che deve essere delicata ma controllata, cioè delicata ma efficiente, perché se è troppo delicata non ottieni il risultato. Se è troppo aggressiva puoi causare delle lesioni alle strutture periodontali, quindi deve essere una tecnica codificata. Poi devi gestire in modo corretto il materiale da impronta, perché io dico sempre, puoi essere avere la miglior farina gialla del mondo, ma se non sei un bravo cuoco la polenta non è buona. Quindi devi imparare a gestire in maniera corretta il materiale e a questo punto tutta la procedura si concretizza in un'impronta, che è un'impronta di precisione. Cioè se io ho preparato 10 denti bilaterali in un'arcata inferiore, devo avere 10 denti perfettamente riprodotti con tutti i margini perfettamente leggibili. Altrimenti non è un problema, la rifai. E il fatto di doverla rifare stimola il tuo famoso neurone, perché se tu è sempre domani farò meglio, domani verrà meglio, il tuo neurone non viene mai stimolato. Se invece tu è oggi ho sbagliato e oggi la rifaccio, o gli do un altro appuntamento e la rifaccio, e fin quando non è perfetta la rifaccio, il tuo neurone viene stimolato e a un certo punto capisce che cosa deve fare. Quali sono i fattori di successo nella rilevazione di un'impronta di precisione? Beh, la cosa più importante è il primo fattore, cioè quanto sei cattivo con te stesso, l'intransigenza mentale. Perché se tu non sei cattivo con te stesso, non riuscirai mai a fare un'impronta, perché fare l'impronta è come la cucina di uno chef stellato. Tu entri in cucina dallo chef. Gira. Velluto, deve essere velluto. Sì, chef. Va bene, continua, non ti fermare. Sì, chef, fammi vedere. Ecco, ci sono. Tutte della stessa misura, devi farle. Sentite cosa dice la cucina. Sì, come va qui? Quasi fatto. Ok, bene. Tutti osservino, tutti. Voglio il sì, chef. Di tutto. Due di tutto. No, così, devi fare così. Così funziona. Guarda sempre qui. E ora guardalo sempre fino alla fine. Sì, non lo molli finché non arriva al passo. Sì, guardami. Per fare l'impronta tutti devono lavorare per ottenere un risultato. Ognuno sa cosa deve fare, chi fa cosa nel tempo corretto. Cioè noi tutte le volte facciamo la prova dell'impronta prima di fare l'impronta, perché quando tu parti è come partire per la gara di Formula 1. Ognuno deve sapere che cosa deve fare. C'è chi cambia le gomme, chi fa il pieno, chi controlla la telemetria, chi fa cosa. Nel tempo corretto, perché non hai le ore per fare l'impronta. Quindi, quello che dico sempre, l'intransigenza mentale è questo. Questo è un caso che abbiamo fatto in un corso. Ho preparato i denti, ho fatto l'impronta. Tolgo l'impronta dalla bocca del paziente, la guardo e dico, ah, l'impronta è da rifare. La faccio vedere ai miei ragazzi e questi mi dicono, ma cos'ha sta impronta? Tu sei matto, tu sei anormale. Questo ha l'impronta. Cioè, questo, e uno dice, ma è poco? Ma la teniamo lo stesso? E allora io ti dico, va bene, la tieni lo stesso, fai il lavoro, l'odontotecnico sputa il sangue per farti un buon lavoro, arriva, e siccome tu non ti ricordi più, caro dentista, che l'impronta aveva un difetto, la provi. E la fusione non ti piace, allora che cosa fai?
tagli la fusione, rifai l'impronta, poi devi fare una torn blade di saldatura. Cioè, un problema che basta un po' di buona volontà. Se devi rimettere le fibre, rimetti le fibre, rifai l'impronta. Quando l'impronta è perfetta, ti coli il modello, te lo coli tu, che così vedi quante stupidaggini hai fatto. E se il modello è perfetto, tu fai il lavoro e con la qualità dei materiali da impronta che abbiamo oggi, un'impronta 100, io ci giocherei la mano, cioè io potrei fare oggi un lavoro finito su un modello non sezionato ottenuto da un'impronta di precisione e sono sicuro che il lavoro è perfetto. Cioè, i materiali, non bisogna mai dare la colpa ai materiali. Le problematiche sono solitamente legate ad un cattivo uso del materiale o a una cattiva procedura operativa. Comunque dobbiamo conoscere le caratteristiche dei materiali, perché è importante, cioè se tu hai una macchina devi sapere come la macchina funziona, perché tu sei il pilota e devi sapere quanti cilindri ha, se gli devi mettere la benzina o il gasolio. Quindi la prima cosa è, il materiale deve essere biocompatibile. Tu puoi avere il miglior materiale del mondo, ma se quando glielo metti in bocca il paziente schiatta perché il materiale è tossico, hai fatto una bellissima impronta ad un paziente morto. E da questo punto di vista, gli alginati e l'idrocolloide reversibile, che è questo materiale, se ci sono dei giovani che ci stanno, come dire, seguendo, guardatelo, perché purtroppo non c'è più, l'idrocolloide reversibile da questo punto di vista sono assolutamente sicuri. Per quanto riguarda gli elastomeri, occhio soprattutto ai polieteri. I polieteri sono animaletti cattivi perché hanno un attivatore che contiene degli anelli ziridinici, delle cose strane, e possono dare dei problemi di tipo allergico. Quindi, se avete un paziente che riferisce all'anamnesi problemi di allergia, state attenti perché potreste avere qualche piccolo problema. I problemi non li ha mai nessuno, ma anch'io pensavo che le allergie al lattice fossero dei miti metropolitani, fin quando non me ne è capitata una in studio, che avevo chiesto se era allergica a qualcosa e lei mi aveva detto di no. Comunque sia, un materiale di qualità deve garantire accuratezza dimensionale. Che cos'è l'accuratezza dimensionale? È la capacità di un materiale di assicurare che dopo la colata il modello sia quanto più fedele possibile rispetto all'originale. Cioè io voglio avere un materiale che mi fotocopia esattamente la situazione anatomica e me la trasferisce ad un modello di lavoro. E l'accuratezza dimensionale è a tempo zero. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono materiali che hanno elevatissima accuratezza dimensionale, tipo l'idrocolloide reversibile, ma che non hanno stabilità dimensionale, quindi sono materiali che vanno colati subito, tipo l'alginato. L'alginato, che è in questo materiale tanto denigrato, che l'impronta in alginato viene fatta dall'ultimo dei moicani, abbandonata sul banco dello studio in preda a un delirio di essiccazione, è un'impronta di precisione se trattata nel modo corretto, tipo l'alginato, non avendo stabilità dimensionale, va colato subito. E questo è uno dei motivi per cui uno studio odontoiatrico che fa protesi deve essere assolutamente organizzato per poter colare le proprie impronte. L'accuratezza dimensionale dipende da una serie di fattori, che sono la contrazione di presa, che è un problema genetico di tutti i materiali, dal coefficiente di espansione termica, ma soprattutto dalla memoria elastica, cioè la capacità di un materiale di ritornare allo stato iniziale dopo aver subito una deformazione. E non tutti i materiali hanno la stessa capacità di recupero elastico. Quindi nella famiglia, ad esempio, dei polivinili lossani, quando voi andate a comprare la macchina, voi avrete l'Alfa Romeo che ha 150 cavalli, l'Audi che ne ha 130, dovete leggere le caratteristiche e scegliere quel materiale che è meglio, il materiale adatto a quello che voi volete fare. Un'altra cosa importante in un materiale da impronta è la stabilità dimensionale, cioè la capacità di un materiale di rimanere volumetricamente stabile dopo essere stato estratto dal cavorale. Cioè voi fate l'impronta, la togliete e la colate la prima volta, e questo materiale ha una, come dire, esprime un volume, quindi voi avete un bullone, la colate dopo 3 ore e avete una fotocopia di questo bullone, ma è importantissimo che se la colate il giorno dopo
il bullone in gesso sia esattamente uguale a quello del giorno prima. E questa è una caratteristica fondamentale, tanto più il caso è complesso, tanto più risulta utile avere un materiale che sia e abbia grande stabilità dimensionale, perché questo vi permette di fare una serie di colate multiple, e le colate multiple sono importanti per il laboratorio, perché facilitano tantissimo la lavorazione in laboratorio. Io quando facevo usavo l'idrocolloide, praticamente l'idrocolloide lo potevi colare una volta, quindi ogni impronta era un moncone in gesso. Se succedeva qualcosa a quel moncone, tu dovevi ricominciare da capo ed era una piccola tragedia. Oggi con i materiali che noi abbiamo a disposizione possiamo colare l'impronta. Cioè, i materiali che uso io la coli 20 volte e clinicamente non sei in grado di stabilire qual è la prima e la ventesima colata. A livello di laboratorio sicuramente ci sarà qualche discrepanza, ma signori, il fatto che un'impronta abbia un micron, 5 micron di diversità rispetto all'altra, i 5 micron clinicamente sono zero. Quindi la comodità è enorme. La stabilità dimensionale dipende da una serie di fattori, cioè ad esempio dal tipo di reazione di presa. Sappiamo che ci sono materiali con polimerizzazione per addizione, materiali che hanno una reticolazione per condensazione, e noi dobbiamo scegliere i materiali che ad esempio non sviluppino sottoprodotti, a meno che non vogliamo colare l'impronta subito. Perché il famoso Optosil Exanthoprene dei miei tempi passati, che era un silicone per condensazione, non è che fosse un cattivo materiale, ma tu sai, siccome conosci la scienza dei materiali dentali, che va colato immediatamente e quindi lo coli immediatamente e quindi non avrai la capacità di avere una serie di colate multiple di precisione che ti può dare ad esempio un silicone di addizione. Importantissimo è il tipo di porta impronte, c'è una serie di fattori. Un'altra caratteristica importante è la precisione, cioè la capacità di riprodurre il dettaglio. E vi dirò che se le norme DIN dicono che il dettaglio minimo per un materiale da impronta è 20 micron, gli elastomeri che usiamo oggi sono in grado di riprodurre dettagli che sono ampiamente al di sotto dei 20 micron. Quindi abbiamo una macchina più veloce di quanto ci serva. Una cosa che però bisogna capire bene è che è vero che il materiale light ha una migliore capacità di riprodurre dettaglio, ma meccanicamente è meno performante. Quindi il miglior connubio è quando il materiale light favorisce, cioè il light agisce da agente bagnante, bagna la preparazione e favorisce un più dolce e privo di vorticosità, privo di fattori di disturbo, quindi uno scorrimento più semplice, più rapido del materiale ad elevata viscosità sulle preparazioni. Il materiale ad elevata viscosità è il materiale che è più performante a livello meccanico, quindi è in grado di resistere meglio alle distorsioni. Un'altra cosa importante è la resistenza allo strappo. Perché? Perché io voglio poter vedere, se vado a posizionare un margine in sede intracrevicolare, come vi ho detto, voglio vedere la linea di finitura e l'oltre fine preparazione. Perché se ho una visione dell'oltre fine preparazione posso ottenere vedere il bordo e il mio tecnico può farmi un manufatto preciso. E come ricordato da Richter e Wino, la precisione del manufatto è il fattore discriminante per la salute del supporto parodontale di un paziente portatore di una riabilitazione protesica fissa, che è stabile. Cioè non pensiate che per avere dei tessuti stabili sia necessario preparare a finire. Cioè il problema è quanta precisione, quanta attenzione tu metti nell'esecuzione del manufatto, perché se la fusione è fatta su un'impronta di mediocre qualità è imprecisa, sia che tu abbia preparato a finire sia che tu abbia preparato con linea. Quindi l'impronta è fondamentale indipendentemente dalla linea di finitura. La resistenza allo strappo dipende dallo spessore del materiale e dalle caratteristiche merceologiche di ogni singolo materiale, cioè ci sono materiali più performanti e materiali meno performanti. Per quanto riguarda la tissotropia, è la capacità di un materiale di diventare più fluido
quando è sottoposto ad una forza di compressione. E è quello che ti vendono i rappresentanti. Il rappresentante ti vende lattissotropia ed idrofilia, come se il materiale scorresse in una cavità da solo. Se voi avete delle cavità complesse con istmi, box profondi e un'elevata geometria di cavità e volete che il materiale copi perfettamente tutta questa geometria, l'unico modo che avete è di posizionarlo con una siringa. Quindi voi, sia che siano corone complete, sia che siano corone parziali, dovrete assolutamente utilizzare la siringa per iniettare il materiale attorno alle preparazioni, a maggior ragione quando le preparazioni diventano complesse. Cioè, dove voi avete una preparazione articolata e complessa, dovete essere sicuri che il materiale venga posizionato con precisione in cavità. Ecco qui il famoso mito dell'idrofilia. Ti dicono, il mio materiale è idrofilo. I polieteri ci hanno mangiato 30 anni con questo concetto di idrofilia. Cioè, l'idrofilia è questa, è la capacità di un materiale di assorbire l'acqua, di sciogliersi con l'acqua o di legarsi ad esso. Ed è una caratteristica che sicuramente è vantaggiosa in un materiale da impronta, che lavorando in un ambiente umido, quindi è più facile lavorare in un ambiente umido con un materiale idrofilo. Ma un materiale idrofilo è avvantaggiato dalla presenza di acqua. E l'unico materiale idrofilo da impronte in odontoiatria è l'idrocolloide reversibile. Tutti gli elastomeri, compresi i polieteri, sono idrofobi, cioè hanno una chimica idrofila, ma clinicamente non sono in grado di assorbire l'acqua. Per quanto riguarda i polivinilsilossani, sono stati migliorati con l'aggiunta di sostanze surfattanti che aumentano la capacità del materiale di bagnare la preparazione, ma bagnabilità non è sinonimo di idrofilia. Quindi noi abbiamo due mondi, i materiali idrofili, l'idrocolloide, e i materiali idrofobi, tutti gli elastomeri. Per quanto riguarda la bagnabilità, come vi dicevo, è la capacità di un materiale di bagnare la superficie con cui entra in contatto, quindi in soldoni, di scorrere mantenendo un intimo contatto con la superficie da riprodurre e poi di essere bagnato da parte dei materiali destinati allo sviluppo del modello in modo da poter riprodurre con precisione tutte le strutture anatomiche. Entrando nel mondo della clinica, per ottenere buone preparazioni voi dovete avere controllo del materiale e controllo del campo operatorio. Per avere un buon controllo del materiale e del campo operatorio, la procedura clinica è fondamentale. Guardate, qui facciamo la preparazione. Mi piace sempre mettere questo video perché se avete una buona tecnica di aspirazione, se la vostra assistente è correttamente addestrata, guardate, visione indiretta, arcata inferiore linguale e non si bagna lo specchio. E se tu vuoi preparare bene, devi vedere bene. E quindi è fondamentale. La rilevazione dell'impronta, in realtà, quando avete gestito bene il tessuto, è una cosa che viene da sola. Cioè, tu inietti il tuo materiale che è stato gestito in maniera corretta, hai preparato correttamente sia i tessuti duri che i tessuti molli e ottieni la tua impronta, che è un'impronta di assoluta qualità, in maniera semplice. Adesso voglio dirvi due cose sulla procedura clinica, perché uno pensa che fare le impronte sia una cosa difficilissima, ma quello che io dico sempre è che la procedura è banale. La procedura che io uso è la tecnica del doppio filo, che è stata codificata da Leibowitz nel 64, quindi una cosa di mio nonno. Io ero nato, avevo 3 anni, quando questo signore aveva ideato questa tecnica. Ed è una tecnica semplice, cioè usiamo due fili. Un filo primario che viene inserito apicalmente alla linea di finitura e un filo secondario che ci determinerà lo spiazzamento verticale e orizzontale del margine protesico. Quello che è importante è che la procedura deve essere codificata, cioè i tempi di lavoro sono totalmente codificati, è tutto gestito con un timer, perché voi dovete sapere esattamente chi fa cosa e in quale tempo, perché voi state lavorando con un materiale a polimerizzazione chimica. Quindi, trascorso il tempo di
azione della seconda fibra, noi togliamo la fibra, detergiamo la preparazione con del sapone liquido, e questa è una componente fondamentale perché rimuove totalmente quelli che sono gli inquinanti in questo caso chimici, cioè il cloruro d'alluminio che usiamo per la retrazione gengivale, se rimane a livello del tessuto, sia del tessuto molle che del tessuto duro, determina una cattiva reticolazione del materiale da impronta. Quindi dovete lavare con il sapone. Se non lavate col sapone, l'acqua non è sufficiente. E a questo punto gestite i materiali da impronta in modo, diciamo, tra virgolette, tradizionale, per ottenere un risultato che è un risultato assolutamente di grandissima soddisfazione e di qualità. Naturalmente poi fate tutte le vostre procedure, cementate, qui avevamo deciso di utilizzare una corona adesiva, la cementiamo con la diga, perché chi non usa la diga, come vi dicevo prima, Dio lo castiga, e a questo punto avete la vostra corona adesiva integrata, esteticamente corretta e ben cementata. Per quanto riguarda le impronte su impianti, non è esattamente la stessa cosa. Ci sono alcune cose che dobbiamo valutare, perché un'impronta su tessuti naturali, quindi su denti, e un'impronta su impianti hanno necessità che sono totalmente diverse. Perché? Perché noi con un'impronta dentale andiamo a registrare una morfologia che può essere più o meno articolata, più o meno complessa, ma è una morfologia. Quindi noi abbiamo bisogno di un'impronta che è un'impronta di precisione, che riproduca delle strutture anatomiche che presentano dei sottosquadri, che per quanto siano complesse, articolate o arzigogolate, sono relativamente semplici da rilevare con un materiale elastico. Se invece facciamo un'impronta su impianti, la cosa è diversa, perché un'impronta su impianti non è un'impronta, cioè deve essere un'impronta di precisione, ma è soprattutto un'impronta di posizione. E c'è un'altra cosa da rilevare: l'impronta su impianti singoli non ha le stesse necessità di un'impronta su impianti multipli, perché un'impronta su impianti singoli è praticamente assimilabile ad un'impronta su denti naturali. Quando invece tu devi bloccare gli impianti, è lì la cosa diventa leggermente più complessa e deve tenere presente di una serie di fattori. Perché? Perché se noi facciamo un'impronta su impianti singoli, l'unico problema che possiamo avere, a meno che non abbiamo fatto degli errori grossolani, è la gestione dei punti di contatto. Un'altra cosa che ti dicono: ah, ma io sugli impianti uso, cioè io ho tantissimi amici che mi dicono: ah, io sugli impianti uso il poliietere. E io gli dico: perché? Ah, perché è più rigido. Ma allora, io nel mio mondo ci sono due fattori. Se tu usi un materiale elastico, la cosa più importante è questa, è il ritorno elastico e la minima deformazione permanente. E un poliietere ha una deformazione permanente decisamente superiore ad un polivinilsilo sano. Se voglio un materiale rigido, non uso un materiale elastico, uso gesso. Cioè, se voglio un materiale elastico, uso il materiale che sia elastico, che mi dia il miglior ritorno elastico possibile. Se voglio un materiale rigido, uso un materiale cattivo, uso il gesso, perché il gesso non ha problemi di ritorno elastico. Quindi se io ho impianti singoli, intercalati o meno, denti naturali, potete usare tranquillamente un'impronta a strappo. Questi qui sono dei transfer fantastici con i loro cappuccetti di plastica estremamente precisi. Fai un'impronta, diciamo, tra virgolette, tradizionale, e l'unica cosa che devi gestire è il problema del punto di contatto. Quindi se l'odontotecnico è un odontotecnico di qualità, ti fornirà sicuramente un manufatto di assoluta precisione. Se invece vuoi solidarizzare gli impianti, la cosa diventa decisamente più complessa e diventa una procedura più raffinata. Fermo restando che spesso ti dicono: ah, i problemi sono legati al materiale. Io vi dico che invece i problemi, la maggior parte dei problemi, sono legati all'essere umano,
Perché? Perché se noi guardiamo le problematiche che si possono riscontrare in una protesi di tipo implantare, di tutte le problematiche, solo una è legata all'uso scorretto di un materiale. Certo che se fai male l'impronta casca l'asino, ma le uniche problematiche, mi viene da ridere, perché fare un modello per terapia implantare è una cosa da essere maniaco. Cioè tu fai l'impronta, io la faccio, se devo solidarizzare gli impianti la faccio con il gesso, perché il gesso è un materiale sicuro. Cioè se mi dicessero gioca la tua vita, perché quando tu fai qualcosa ti devono dire ma tu ci giocheresti la tua vita, e le opzioni sono no o sì. Ma se tu dici io ci gioco la vita, io la gioco con il gesso, perché il gesso è sicuro. Naturalmente anche lui va gestito nel modo corretto. Dovete usare le proporzioni corrette polvere liquido. Dovete mantenere il tempo. Quindi quando aprite la scatola del gesso dovete scrivere è stata aperta il giorno X, perché il costruttore ti dice che guarda che dopo l'apertura lo puoi usare per 2 mesi. Lo puoi usare, cioè anche il gesso ha i suoi canoni da rispettare. Però il problema è questo. Questo è un modello che ho fatto io. Ma è un lavoro da maniaco, eh? Cioè, tu devi controllare tutto, devi pulire tutto. Non puoi farlo sul banco da laboratorio dove ci sono le pantegane, che sono i topi di fogna che girano con la polvere di resina, un casino da bestia. Cioè, devi farlo in modo preciso, con un laboratorio pulito. Cioè, l'odontotecnico, quando gestisce la meccanica degli impianti, sta gestendo la testata della Ferrari da Formula 1. Cioè, se voi andate a vedere i reparti di Formula 1, sono dei gioielli di polizia, perché se tu fai la rettifica al micron e poi hai la polvere in mezzo, cioè hai vanificato tutto, e quindi dovete pulire tutto, controllare tutto. Ogni passaggio che fate, verificate con gli ingrandimenti, soffiate, cioè dovete essere sicuri che non ci sia polvere. Adesso non vi faccio perdere tempo, cioè guardate, tutta la componentistica implantare viene pulita, viene verificata, anche se è nuova, dovete verificarla. Pulisci, con cosa la pulisci? Con l'alcol. Se l'hai usata, perché potrei dirvi che la uso sempre nuova, ma non è vero. Solo una nuova. La riutilizzo, va pulita nel modo corretto, quindi hai degli sciogli gesso, va verificata al microscopio se ci sono dei problemi, e a quel punto, vedi, è tutto assolutamente pulito e preciso. Se io tolgo l'analogo, risoffio, cioè non mi fido. È una cosa da maniaco mentale. Quando hai posizionato tutti i tuoi trasferini, tutti i tuoi analoghini, vai a torcare con il torque che ti indica il fabbricante, quindi prima lo chiudi senza serrarlo, poi lo torchi al torque indicato dal fabbricante, poi metti, io uso questo G-Fast che è molto, lo trovo molto utile, molto veloce, molto semplice da usare, che ha una duplice funzione. Riproduce la morfologia dei tessuti molli e protegge la componentistica implantare. Perché se usate la cera, poi l'odontotecnico viene da andare a scalzare con uno strumento la cera, tocca il margine del metallo dell'analogo, gli si sbecca o lo si ammacca, e poi uno non è più buono, due, tu hai fatto un'impronta di precisione che viene vanificata immediatamente dal fatto che è stata, smandrappata, termine scientifico, la componentistica implantare. Quando hai fatto tutto il tuo modellino, adesso devi andare a colarci il gesso. Questo è necessario. Guardate com'è pulito. Cioè non, la sala gessi spesso è vista come l'antro della strega. Invece la sala gessi è un salotto dove tu lavori con pulizia, perché altrimenti l'espansione del gesso
non è quella programmata dal fabbricante. Quindi è tutto codificato, perché altrimenti tu hai un modello che non è un modello di precisione e non puoi pretendere di fare una protesi su impianti di precisione. Quindi bilancia di precisione, con precisione allo 0,1, perché 99 non fa 100. Buretta di precisione per misurare l'acqua distillata, non con quei pisellotti di plastica che se non c'è 20 cc ce n'è 21, è la stessa cosa. Vibratore pulito. Pulita. La miscelazione prima di passare alla miscelazione sottovuoto, abbiamo bisogno di una miscelatrice sottovuoto per poter completare la miscelazione del gesso sottovuoto in modo da ottenere un impasto uniforme. E qui c'è un mondo, perché il fabbricante ti dice miscelalo a X giri per X tempo, perché questo è importante, perché altrimenti hai più nuclei di cristallizzazione di quanti te ne servono e di quanti sono stati programmati, e l'espansione cambia. Se la scodella è sporca, cambia l'espansione, cioè c'è un mondo di precisione dietro a un modello su impianti, per impianti. Cioè, il problema della protesi su impianti è che è una protesi da orologiaio e quindi devi lavorare da orologiaio svizzero. Ogni stupidaggine ha il suo perché. Adesso ve la sbrigo, perché non voglio tediarvi, ma guardate, quando misuriamo l'acqua, vai a traguardare con gli occhi il livello dell'acqua che scende nella buretta, perché 99 non fa 100. È per quello che se mi toccano un mio modello perdono le dita, hai capito? Cioè, il modello lo fai tu, lo coccoli tu, lo svezzi tu, e poi se ti toccano il bambino muoiono. Tanto questo video, se non sbaglio, è anche... è anche su YouTube, sì. Quindi... ma anche sulla pagina Facebook. Esatto. No, anche tu. Quindi, quello che volevo dire è che spesso si pensa che i materiali non vadano bene. Invece molto spesso sono le problematiche sono problematiche di tipo proprio grossolano. Quindi con una protesi su impianti possiamo avere una serie di problemi che sono di natura meccanica, di natura operativa, di natura merceologica e di natura tecnica. E le problematiche di natura meccanica non vanno sottovalutate. Perché? Perché ogni connessione ha determinate problematiche. Per esempio, le connessioni che uso io adesso sono delle connessioni iconiche, e guardate che una variazione di un centesimo di tolleranza sul diametro della connessione determina un decimo di variazione in verticale. Quindi voi pensate quanto è importante la precisione di chi costruisce le connessioni. Cioè, la problematica della precisione è genetica. Se non hai una meccanica implantare di precisione, la protesi che tu andrai a fare sarà già geneticamente una protesi inadeguata. Quindi dovremo valutare, usiamo gli esagoni esterni, vantaggi e svantaggi delle connessioni, che vantaggi può avere una connessione di tipo conico, tipo quella del CSR, che è veramente di qualità da un punto di vista biologico. E l'altra cosa importante è valutare il paziente. Perché guardate questo caso, e torniamo un attimo all'idea degli short. Questa è una paziente che ha un cattivo controllo di placca, le avevano fatto degli impianti, aveva una serie di problematiche. Queste sono le radiografie degli impianti. Abbiamo rimosso gli impianti, naturalmente c'è una perdita ossea importante. Io non sono un teorico non sono un biologico scatenato come Michele, però sono un uomo pratico, e come tutti sanno, nel mio studio c'è un grosso armadio con porte di acciaio nitrurato,
con all'interno un personaggione variopinto, dotato di strutture anatomiche importantissime, e tutte le volte che io sbaglio lui esce e mi castiga brutalmente. E io, allora, siccome qualche volta mi piace farmi castigare, ma non troppo, in questo caso ho pensato di gestirlo con una rigenerazione. Quindi vedete come le strutture qui, l'emergenza del forame mentoniero, quindi problema. Come dire, programmiamo l'intervento, si fa una rigenerazione con membrana importante, che ha avuto un risultato che definirei eclatante, ma io nella mia esperienza ho visto che questo osso rigenerato non è che sempre sta lì proprio bello come quando hai tolto la membrana. E allora, siccome nel tempo qualche fregatura l'avevo presa, ho fatto una pianificazione e ho pensato di usare determinati impianti. Però guardate qua, guardate qua. Dalla vite che mi fa da repere, che io ho lasciato in maniera garibaldina ma desiderosa di verifica, alla cresta avevo 7 mm, anche 9. Guardate qui quanti ce n'è adesso. 5. E allora ho usato gli short. Ho usato gli short con grandissima soddisfazione mia e della paziente, a cui non ho dovuto proporre un'altra rigenerativa per poter mettere degli impianti normali. Poi, siccome la paziente, guardate, la vite vi fa capire quanto osso rigenerato è andato riassorbito. Poi, siccome la paziente non era una puliziologa, è una paziente con cui devi combattere quotidianamente per mantenere un livello di igiene corretto, ma assolutamente non vuole protesi rimovibile, ho pensato di usare dei MUA e portare i miei bordi ampiamente al di fuori dei tessuti. Quindi, come faccio l'impronta? Questi sono i transfer, questa è l'impronta, diciamo, classica, che si vede tutti i giorni. Li ho solidarizzati con un pochino di resina, che tutti dicono che non ha contrazione, solo la mia ce l'ha. Poi, in maniera molto semplice, ho fatto queste prolunghe delle mie viti, in modo da poter essere sicuro che di avere accesso alle viti. Ho fatto un'impronta in polivinilsi rossano, ho eliminato la carta che mi copre il porta impronte, ho svitato il tutto, ma poi, siccome io non mi fido, faccio un jig di gesso di verifica della posizione. E siccome faccio le protesi su impianti, le faccio quasi tutte incollate, come mi ha insegnato il mio amico Ezio Bruno, io incollo sul jig di gesso e sul gesso io sono sicuro. Cioè, io qui ci gioco la mano, sul silicone no. Infatti, potrei farvi vedere come spesso ci sono delle discrepanze. Il modello lo faccio io tutta la mia maniacale procedura di riposizionamento, faccio i miei modelli, e questo è quello che abbiamo fatto alla paziente. Quindi tre corone su impianti short con dei MUA che mi tolgono i miei bordi e mi tengono tutti i margini assolutamente detergibili, cioè facilmente detergibili da una paziente che deterge poco e male, e questo è il risultato ottenuto. Ok, ho finito, 2 minuti. Cioè, io metto sempre questo caso perché mi chiedo sempre perché da me non arrivano mai le top model con le faccettine da fare, ma arrivano sempre queste cambogie nitrurate che hanno tessuti, carie, radici devastate, dove mio fratello si diverte a fargli l'endodonzia. Io mi diverto a fare tutte le mie altre cose, spero che Michele presto si diverta a farmi il parodonto perché è molto più bravo di me. Qui abbiamo preparato a finire perché c'è l'indicazione, cioè ogni linea di finitura ha un'indicazione. Abbiamo fatto un'impronta che è un'impronta su preparazione a finire, ma un'impronta di precisione, perché vedete che ha tutti i bordi riprodotti con uno spessore corretto di materiali. Abbiamo i nostri modelli che sono dei modelli di precisione, perfettamente riprodotti
su tutti gli elementi dentali che abbiamo preparato e abbiamo fatto una protesi di assoluta qualità e soddisfazione a questa stupenda paziente. Io ho finito, adesso con voi vorrei condividere qualche domanda, se avete voglia, se no... Allora, te ne faccio una io che c'è già... Allora, mi chiedono che gesso usi per rilevare le impronte. Io uso lo Snow White, il vecchio Snow White della Care, ma va bene il contura, va bene tutto. Ti faccio io un'altra domanda che potrebbe poi essere oggetto anche di uno studio da fare insieme. Però allora, una cosa importante, la connessione determina anche la metodica di impronta, perché se usi una connessione esagono interno con impianti disparalleli e usi il gesso potresti avere dei problemi. Ah, Mario, esci, schiaccia stop share screen. Ah, scusa. Non vedo il... Scusami, Michi. Vai, vai. Tanto ci saluta Fortunato Alfonsi. Saluto. Sono Claudio. È partita la mia presentazione. Chi è? Tu sei il tuo vicino di casa. Sì. Va bene. Allora, devi chiudere. Sì, perfetto. Ho chiuso. Volevo chiederti, quindi, dicevi del gesso. Quale gesso usi? Allora, uso lo Snow White io, ma va bene anche il contura, qualunque gesso da impronta. Qui leggo PQ Plast H36 della Breden per bloccare gli impianti. Sì, l'ho usata. A dire la verità le ho usate tutte, essendo vecchio ho cominciato certo. con la famosa, madonna, ho le amnesie, con la Duralai, poi ho usato la PQ Plast, la Pattern, ma è un problema genetico della resina. Cioè, non dico che non vadano bene, per carità divina, ma se tu mi dici giocati la tua vita, io me la gioco sul gesso. E invece, e per quanto riguarda, perché ne parleremo poi anche, adesso vabbè, logicamente più a lungo, fare degli studi e delle valutazioni comparative tra impronta in gesso e impronta, diciamo, con il CAD-CAM, perché digitale. Oggi l'impronta digitale... Allora, l'impronta digitale è interessante, soprattutto sugli impianti, ha un grande perché, che sia più facile, no. Che sia, come dicono, è una questione di curva di apprendimento, sì, ma intanto gli metti un pisellotto estremamente ingombrante in bocca al paziente. Quando tu gli metti il pisellotto, controllare il campo operatorio, quindi la saliva, perché... Non è che l'impronta digitale tu la fai con i denti bagnati di saliva. Cioè, il controllo del campo operatorio è identico. Quindi oltre ai tiralingua, l'aspiratore e tutto quanto fa spettacolo, gli infili anche il pisellotto in bocca. E dire che sia più facile, no. Dire che sia precisa, te lo dico con dispiacere perché mi dà una certa quota di dolore, sto facendo dei casi in cui faccio digitale ed analogico e l'impronta è precisa. Su casi molto estesi devi giocare d'astuzia perché la macchina si perde. Quindi comunque devi fare delle strutture che diano repere. Perché il problema è che quando la macchina pesca nel vuoto, lei va in tilt, si perde. Invece se tu gli dai è come il filo d'Arianna, se tu gli dai delle bricioline come pollicino, delle bricioline di pane da seguire, lei funziona decisamente bene. Vantaggi. Vantaggio è la comodità, probabilmente. Svantaggi ce ne sono ancora, costi elevati. Cioè, però considerando che, appunto, scusa, ma considerando che il mondo... Poi è vero che uno non deve seguire il mondo, diciamo, però considerando che c'è tutto un grosso sviluppo in quel senso lì, io la butto lì sempre con idea anche scientifica. Sarebbe allora bello fare uno studio, farlo noi, uno studio comparativo dove si vanno a comparare X numeri di impianti presi con l'impronta in gesso, preso l'impronta in digitale e no, poi dopo... Gli studi ci sono. Gli studi per quello ci sono. Il problema degli studi, secondo me, è
e sono un po' come chi ti sponsorizza. Cioè, non è che quello che ti viene venduto è sempre la realtà. Ah beh, lo sappiamo bene, altro che. È come, sono come le varie tecniche che ti vengono proposte. Cioè, io l'esempio che faccio sempre è questo. Gli intarsi d'oro sono la stessa cosa da 50 anni, da 60 anni. Vabbè che, come dicono, non li usa più nessuno, ma non è cambiato niente. Perché oramai avevano, come dire, il livello di raffinatezza era top. Non serve cambiare. I materiali moderni, ogni 6 mesi ne esce un altro. Ma e la domanda che mi faccio è, ma se i materiali che usiamo sono così fighi, ma che cavolo, cioè perché ti serve farne uscire un altro? Allora bisognerebbe, io non ho mai preso un'impronta in gesso e mi piacerebbe... Ma penso che sai cosa c'è? Dovresti insegnarci a prenderla. La precisione è un qualcosa che tu capisci se l'hai assaggiata. Cioè, se tu hai assaggiato la precisione, tu capisci la precisione. È come, non so, se sei stato dallo chef stellato che ti ha fatto mangiare una cosa straordinaria. Cioè, poi ti rimane... Il mascarpone del caseificio Carena che mangi nel Lodigiano, se non l'ha mai assaggiato, tu pensi che il mascarpone della Galbani, il mascarpone industriale, sia buono come quello lì, ma non c'entra niente. Cioè, lo Stradivari, se tu pensi che questo qui faceva i violini che hanno il nome e valgono milioni di euro, tu pensa quanto la capacità umana è importante nelle cose fatte con le mani. Certo. Allora, la precisione è un qualcosa che tu capisci se l'hai vista, perché altrimenti ti sembra preciso, ma non è preciso. Non ho capito, ma poi... Perché non posso, oggi è una cosa veloce. Tu in questo sei veramente un maestro ed è bello fare i webinar con te, perché come dici tu, apprezzi guardando le cose, nel senso che guardando il tuo tipo di preparazione capisci che cos'è la precisione, senza deprimersi, perché poi io quando guardo le mie impronte è logico che un pochettino mi deprimo, però questo tuo messaggio didattico è molto... E dobbiamo avere più tempo e appena finirà sto lockdown che potremo fare delle cose insieme, si parte subito in quattro. Senti Mario, aspetta, due domande. Allora, protocollo di passivazione consigli. Che protocollo di passivazione consigli? Ma io ti dico, faccio le strutture, le faccio incollate. Quindi noi facciamo una struttura, io uso l'impronta in gesso, ho i miei abutment, facciamo una struttura in monoblocco che è una struttura lasca, cioè una struttura priva di tensione, ceramizziamo, facciamo tutti i trattamenti termici, quindi tutte le distorsioni avvengono senza solidarizzare la struttura agli abutment e quando abbiamo finito incolliamo gli abutment alla struttura. Perfetto. E poi un'altra domanda, intanto ti fanno i complimenti per la relazione, volevo sapere se hai trovato che i polieteri aderiscano meglio ai componenti implantari rispetto ai siliconi o no. Allora, una cosa, ragazzi, una cosa importantissima, importantissima, e vi voglio fare una domanda. Perché questa qui è di solito è una domanda che ti fanno quelli che fanno le impronte a strappo e poi vanno a riposizionare il transfer. Cioè, chi ti reinserisce il transfer, tu o l'odontotecnico? Uno. E quando reinserisci il transfer, fai in modo di togliere le tensioni tra il materiale elastico e il transfer, detto in soldoni, gli devi mettere il sapone, perché altrimenti non scivola dentro, che potrebbe essere una frase, e qui mi sto trattenendo brutalmente, cioè se non gli metti il sapone, il materiale elastico friziona sul transfer,
e impedisce che il transfer scivoli senza tensione in posizione. È una banalità, ma ti cambia la vita. Cioè, tu quando fai una cosa devi guardare quello che stai facendo. Però cioè, devi anche, perdonami, però queste tue, diciamo, questi consigli che dai, questi trick and trips, come si dicono, o tips and tricks, scusa, e non sono da tutti, nel senso che comunque non è una conoscenza comune che almeno abbiamo, che... Perché a egregie cose il forte animo accendono le urne dei forti o Pindemonte, e bella e santa fanno al pellegrin la terra che le ricetta. Io non voglio morire vecchio, voglio morire giovane, e voglio essere possibilmente ricordato come una persona che ha dato qualcosa agli altri. Cioè a me, arrivato a 60 anni, di fare il figo, non me ne frega un piffero di niente. Cioè io non voglio fare il figo, io voglio essere ricordato per uno che ha insegnato a qualcuno a stare al mondo, perché quando io morirò ci sarai tu che porterai avanti un discorso, poi ci saranno i miei figli e poi ci saranno i figli dei loro figli. Se tu sei un, come dire, un, da noi dicono un tegnone, uno che tiene tutto per sé, quando tu sei morto nessuno ti ricorderà. Ah, sì, sono d'accordo. Tu devi essere come Achille, vai a Troia sapendo di morire, ma il tuo nome rimarrà per sempre, perché sei stata una brava persona. Io, cioè, non ho paura di dire le cose, perché tutti i giorni della mia vita, io ho 60 anni, 59 per la precisione, ecco, ma tutti i giorni imparo qualcosa, perché io guardo quello che sto facendo. Cioè, io quando faccio una cosa e non è come dico io, perché... Non è solo fare, ma è fare con eleganza. E te lo dice uno che non è elegante di natura. Cioè io fuori dallo studio sono un tamarro zanza che vorrebbe il mio sogno è la Ford Focus RS, verde pisello metallizzato. Allora sei proprio un po' tamarro, sì. Sì, sono tamarrissimo, con LED sul fondo e sfiammate blu elettrico. Cioè io sono tamarro. Ma quando lavoro mi piace fare bene con eleganza. Quindi tutti i giorni, quando faccio una cosa, trovo sempre un risvolto che il giorno prima non avevo osservato. E quindi ti permette, cioè tutte queste cose le capisci quando le fai. Se tu non hai mai fatto un modello per impianti, certe cose non le capirai mai. Per quello che io dico, gli odontotecnici dovrebbero per legge fare 2 anni di lavoro in studio. Perché quando ti mandano la masticazione per il parziale che non sta ferma e non gli mettono 2 ganci per la pigrizia di non mettergli 2 ganci e ti obbligano a fare il cinema per fare la masticazione, lui deve venire a fare la masticazione. E il dentista dovrebbe fare per legge 2 anni di laboratorio, in laboratorio a vedere i problemi dell'odontotecnico. Eh sì, perché se no non riusciamo a far fronte a delle questioni che poi dopo sono da un punto di vista... nel nostro caso implanto protesico, e beh, sono fondamentali. Sono le piccole cose che determinano, è come nel matrimonio. Mario, io perdonami, lo dico davanti anche, abbiamo toccato, ecco, adesso siamo ancora in 160 persone, io te lo dico davanti a tutti, dobbiamo anche scrivere, dobbiamo anche queste tue conoscenze, no, vanno, perché il bello, io sono d'accordo con te. Uscirà un libro sulle impronte, non so quando, ma voglio farlo prima di morire. Però allora dobbiamo muoverci, non per augurartela, però... No. Però, ascolta, noi, a parte questa sfiga maledetta del lockdown... che peraltro per me è stata la più bella vacanza della mia vita, perché io era 30 anni che non facevo un mese di vacanza, cioè l'attività didattica è veramente quotidiana, quindi di ragazzi che hanno imparato ce n'è tanti.
Sì, no, 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 insomma, ma guarda che non bisogna essere su quello presuntuosi. La cosa bella è cercare di condividere un'esperienza, condividere delle idee, condividere un messaggio e poi la cosa secondo me anche più bella è che la gente abbia sempre gli occhi e le antenne dritte, come dici tu, imparare a guardare, imparare a capire e portare a casa da ognuno di noi quello che è una spiegazione onesta, perché poi il bello è quando uno dice le cose E oneste. poi, cioè, è ora, secondo me, è giunta l'ora di ritornare allo spirito dei vecchi amici di Bruges. Cioè, io voglio vedere cosa fai tu. Cioè, a me la bibliografia piace, sono interessato, ma dopo 5 bibliografie fammi vedere e mettere il bisturi nella gengiva. Se non vedo una goccia di sangue dopo un'ora di lezione, io sclero. Ma difatti adesso, ad esempio, alcune associazioni stanno proprio mirando anche a quello, no? Cioè fare dei congressi in cui si fa riferimento e si guarda proprio l'operato del collega con dei video e si discute su quello. Sì. Comunque, senti, io direi che alla fine eravamo partiti. Aspetta che ci sono ancora, fammi leggere, ancora Dovevamo poco. fare un'ora, siamo. Allora, che cemento impieghi per l'incollaggio della struttura agli abutment? Ci sono degli cementi anaerobici da laboratorio che sono gli stessi per incollare gli attacchi che vanno benissimo, ma puoi usare anche, guarda, puoi usare anche un cemento, un composito duale tipo l'ENACEMO, non è un Ecco. problema. Ecco, ci tenevo solo a ribadire un concetto di quello che dicevi tu prima. Ad esempio, adesso, e posso dirlo, la IAO dal prossimo anno, proprio come focus, abbraccia, non quello che dici tu perché l'ha pensato il futuro presidente, il professor Zucchelli, ma proprio questo concept, cioè al di là di vedere ciò che dice, ciò che dice, ciò che dice, fammi vedere quello che fai, fammi vedere come lavori, mi spieghi. Prima razionale, quindi quello che può essere l'approccio che tu dai al trattamento, nel nostro caso chirurgico implantare, e fammi vedere come lo fai. E devi Perché prendermi la mano, cioè. Verbo volant scripta man. E quindi questo è un messaggio molto importante. E la cosa bella che posso dire, perché ci credo veramente, che è un messaggio di trasparenza. Perché poi tu sai bene che quando una volta fa vedere le pubblicazioni, puoi scrivere tutto e il contrario di tutto, a seconda di come le guardi. Quando tu invece fai vedere quello che fai, una cosa bella è che hanno scritto anche un collega, e questo lo dico ridendo, perché dice che aveva visto il dottor Mario Martignoni durante il corso di laurea nel 1990. E da allora non vedeva preparazioni così nette e impronte così belle. Questa è una bella cosa, perché tu, come ad esempio il programma della IAO dal prossimo anno, in cui si farà vedere quello che uno fa. E questa, secondo me, è la cosa che più ti dà soddisfazione a chi guarda e a chi anche lo fa. Perché quante volte guardando ciò che facciamo ti accorgi che dici cazzo? Cioè, questa cosa l'avrei fatta in maniera un pochettino diversa. Quindi questa è una bella sensazione, ecco, una bella trasparenza. Sì. E senti, siamo partiti dicendo ma sì, facciamo una cosa Corretta. di un'oretta e dopo 2 ore siamo ancora qui. E ti fa anche i complimenti, c'è anche Giovanni Zucchelli che ci sta guardando. Oh, beh, questo è un vero onore. Ha detto Mario sei bravissimo, bravo, e Giovanni, tu insieme a tanti sei altri, un grandissimo. Stefano Lombardo, Roberto Abundo, insomma tanti tanti. E io direi che è stata veramente una bella domenica, nonostante il lockdown, ma a questo punto non ce ne frega neanche più niente, ma sono veramente anch'io orgoglioso di vedere tutte queste persone che ci hanno guardato, di aver condiviso con te. E attenzione, continueremo a farlo, perché questo è soltanto l'inizio di Ma un io ti percorso. dirò che allora, tutte le cose hanno un risvolto negativo e un risvolto positivo. Io nel lockdown ho imparato a usare la tecnologia, a
molto meglio di quanto non facessi pre-lockdown. Prima mi dicevi usa Zoom e ti dicevo che cos'era, se era un ballo latinoamericano. Adesso bene o male riusciamo a fare qualcosa. Mi è molto piaciuto il, come dire, la possibilità di parlare con persone lontane e di confrontarmi con persone che non avrei mai neanche conosciuto, perché cioè, il fatto di potersi vedere via internet non ha prezzo. E quindi anche il congresso dell'IOP via internet è stato, secondo me, è stato bellissimo. Un'associazione coraggiosa, hanno fatto una cosa da quasi estemporanea con un risultato veramente importante. Cioè, questa metodica di didattica mi sembra molto, molto, molto interessante. Assolutamente, ma anche perché in un certo senso è interattiva. Nel senso che quando tu vai al congresso è difficile che tu possa fare una domanda. In queste situazioni qui, invece, in cui ci mettiamo lì, vedi, con due telefonini, Zoom, Facebook o quant'altro, se uno fa una domanda che uno ritiene pertinente, alla quale voglia, puoi rispondere. Quindi c'è anche un contatto diverso con chi ci ascolta. E questo anche... No, al prossimo però facciamo una cosa, solo domande. Cioè, senza facciamo... risposte. Sì, cioè solo interazione. Cioè... No, una battuta. Solo... E vabbè, però allora dovremmo mettere giù dei topic. No? Esatto. Parliamo, non so, di come fare le impronte o come preparare un dente e si fa vedere un filmatino di 5 minuti e poi solo a disposizione di chi vuole fare domande. Sì. Prossimo step. Perfetto. Perfetto, va bene. E poi dopo, se riuscissimo poi anche a inserire, a fare qualche cosa anche con qualche altro... di quelle persone che ci stanno guardando, di qualche relatore in più. Bello. Bellissimo. Bello, bello, bello. Anche il discorso della stabilità dei margini gengivali intorno alle preparazioni, a finire versus... cioè, finire che poi anche quella finire a... Visto che c'è il professor Zucchelli che ci sta guardando, io ho seguito la lezione a Genova dal dottor Ronda. Eri con me, scusa. Esatto, e mi ha aperto un mondo, Cioè, mi ha aperto un mondo perché mi ha fatto capire in una giornata tantissime cose. Quindi per me è un piacere perché ti dico, ho 60 anni e continuo a imparare tutti i giorni qualcosa di nuovo. E quindi poter interagire con te e con delle persone di calibro importantissimo come Stefano, come il professor Zucchelli, come... per me è un piacere. Cioè, io sono contento di imparare. Godo ancora. Io sono un po' timorito, ma va bene. Comunque è bello confrontarsi, in qualunque modo è bello confrontarsi. E appena comprerò la mia Ford Focus RS... Beh, ci porti tutti in giro. Di sicuro, ma fa solo sbandamenti, Cioè, va bene. Non andiamo a... cioè, andiamo a fare gli stupidini, perché è fondamentale. Va bene. Allora, ragazzi... Beh, con Mario abbiamo preso l'impegno di continuare e di mettere in piedi tutta una serie di discorsi, per cui ci vedrete presto e visto che vi siete registrati, no? Se non sbaglio, perché anch'io ho dovuto registrarmi per il webinar, se avete domande, dubbi, particolari richieste, scrivete al dottor Perelli, ecco, che poi lui contatta me, perché io la mail non la leggo. Scrivete a me e io tranquilli che a Mario romperò le scatole. Quindi grazie, grazie, grazie a tutti. E ringrazio ovviamente DentalMed Luca Ali, il nostro sempre super. Luca è un mitico, è un mito. Sì, che sta passando giorno e notte veramente a lavorare. Finalmente lavora più di prima anche lui. E ringraziamo quindi DentalMed, ringraziamo l'Impla Medical nella figura di Mario e ringraziamo tutti per averci seguito e alla prossima allora e buona serata. Evitiamo gli assembramenti, non più di due, uomo donna sempre. Ciao ciao Mario, ciao, ciao ragazzi, ciao.